Ciao a tutti ragazzi, siamo qui oggi per parlare di un argomento molto delicato perché andiamo un po' fuori dalla Serie A e dalle squadre che tutti conosciamo. Andremo a parlare appunto di una sentenza che è stata data, cioè in Serie B, che il Lecco e la Regina, due squadre che dovevano fare la Serie B perché una era andata ai playoff e non era andata in Serie A ovviamente, e quindi sarebbe stata destinata a rimanere in quella categoria, e invece il Lecco, che aveva appunto vinto i playoff a sorpresa ed era destinata appunto alla promozione nella seconda categoria dei professionisti. E che succede? Che nessuno dei due, almeno di alti clamorosi colpi di scena, non parteciperà alla Serie B. E questo perché? Perché due motivi molto diversi. Forse uno un'ingiustizia, l'altro un po' meno, e poi si apriranno nuovi scenari. Perché? Perché incominciamo prima, per esempio, incominciamo dal Lecco, che è quella che ha avuto più entusiasmo intorno, perché si è qualificata nella prossima Serie B, aveva fatto una grande festa, era stato veramente clamoroso il suo cammino perché aveva fatto dei playoff, era la sfavorita, e ricordiamo che in quei playoff c'era il Pescara, il Foggia, che era tra i favoriti, e quindi non era veramente semplice, appunto. E si è appunto fatto un percorso straordinario con una squadra che magari non era da finale dei playoff, merito soprattutto dell'allenatore che appunto li ha messi in condizioni di strafare. Però per via di alcune condizioni, anzi una che ora vi dirò, non può andare in Serie B. Ed è molto semplice, per il Lecco è molto semplice, al contrario della Regina. È forse un'ingiustizia per il Lecco perché non parteciperà alla prossima Serie B per colpa del campo. Il campo che non ha le norme per partecipare dalla Serie B in poi, può massimo la Serie C, perché è un campo molto piccolo, cioè poche veramente è stretto, quindi non a livello di dimensioni, quindi lunghezza e larghezza, non può ricoprire i canoni della Serie B, secondo appunto la sentenza che è stata data. È un'ingiustizia, secondo me, perché comunque è una squadra che, come ho detto, ha fatto veramente un miracolo e quindi non si merita di rifare la stessa categoria. Poi magari se si riqualifica ai playoff e ci riva in Serie B, ha lo stesso problema del campo, dello stadio, scusate. E quindi è comunque una situazione abbastanza difficile, anche perché da un'ondata di entusiasmo che è andata appunto nella piazza di Lecco, si è andata subito in una depressione, perché dalle stelle alle stalle un attimo appunto. Poi cosa è successo? Praticamente il Lecco non è stato con le mani in mano ovviamente, e ha mandato una lettera al Padova dove gli chiedeva di disputare tutte le gare casalinghe in casa loro. Ora, il Padova ha accettato, solo che ha mandato il comunicato ufficiale troppo tardi. E quindi, visto che la sentenza era venerdì sera, dove appunto i giudici hanno rilasciato il loro giudizio, non, è come se non avessero fatto niente le due squadre, cioè Lecco e Padova. Quindi Lecco si è ritrovato appunto senza un appoggio, senza stadio, ora deve fare un ricorso. Credo sia difficile che il Lecco arrivata in Serie B, però vabbè, niente è impossibile, come ha dimostrato questa situazione, perché prima si pensava che il Lecco andasse, poi no, poi sì e ora no, poi magari un'altra volta sì, non lo so, la vedo un po' difficile, però come ho detto nulla è impossibile. Per quanto riguarda invece la Regina, ora il capitolo Lecco è chiuso perché è una questione abbastanza semplice, è più ingiustizia il Lecco e mi dispiace effettivamente, mi dispiace molto. Ora, per la Regina invece dispiace non tanto perché ha comunque, non ha rispettato i canoni economici del calcio, no? Praticamente cosa ha fatto? Non ha pagato alcuni stipendi ai giocatori, li ha lasciati senza mensilità e, come sappiamo, l'hanno fatto anche altre squadre, sono state penalizzate.
La Juve lo ha fatto anche di più, ha fatto finte plusvalenze, non ha pagato gli stipendi e cose varie, forse anche di più. E la regina ha fatto più o meno questo, non ha pagato gli stipendi, gli ammortamenti. E, è giusta la penalizzazione, per carità, però ora andare in Serie C mi sembra un po' esagerato, perché per esempio guarda, ha fatto la stessa cosa della Juventus, solo che la Juve è la Juve, la regina è la regina. Ora non voglio dire che la regina non doveva essere penalizzata, perché non fraintendetemi, non è quello che voglio dire, però entra sempre il metro di giudizio in questi casi della squadra piccola e della squadra grande. Cioè la Juventus, che è una squadra grande con un potere economico ovviamente 20 volte maggiore della regina, pure di più, e la regina, che è una squadretta di Serie B da metà classifica, anche se ora ha fatto i playoff, che comunque è stata penalizzata perché non ha il potere economico. È su questo che si basano tutte le penalizzazioni, perché la Juventus, se vogliamo, ha fatto anche di più della regina, non solo non ha pagato gli stipendi, ma ha fatto anche finte plusvalenze. Quindi se è per questo, anche la Juve doveva andare in Serie B, se vogliamo scalare di una categoria. E qua non posso fare molte considerazioni, perché mentre per lo stadio si sa le dimensioni e tutto quanto del Lecco, per la regina non vi posso dire di più su questi stipendi, su queste cose, no? Nessuno le sa, appunto. Quello che si sa, appunto, è che tutte e due le squadre faranno un ricorso. Una, perché gli sembra ingiusto non andare in Serie B per il proprio stadio, e perché con un 24 ore di tempo in più avrebbe avuto il certificato dal Padova, quindi proprio una doppia sconfitta. E una perché credo non gli sembra ingiusto, appunto, andare in Serie B quando squadre maggiori hanno fatto la stessa cosa, per carità, da condannare tutte e due, ma che hanno avuto una giustizia molto diversa. Secondo me questo è molto sbagliato. Quindi ora tutte e due le squadre faranno ricorso. Ora si vedrà la sentenza. Nel caso, quindi ora vediamo anche gli scenari, e il Brescia sarebbe sicuramente ripescato, quindi è veramente sicuro il ripescaggio del Brescia, perché su due squadre il Brescia lo prenderanno, perché appunto è arrivata, ha perso i play-out, quindi è quella retrocessa che ha avuto il piazzamento migliore. Quindi gli scenari sono: se non vengono appunto accolti i ricorsi delle due squadre, il Brescia rifarà la Serie B. Brescia, che a me sta anche simpatica come squadra, mi è dispiaciuto andare in Serie C, che è andata in Serie C, però rivederla in Serie B per queste scaramucce quasi, no? Con due squadre che si meritavano di stare al posto suo, non ci trovo tanto entusiasmo. Ovviamente i tifosi del Brescia la penseranno diversamente, ovviamente, perché è così, no? Un conto è fare la Serie C, un conto è fare la Serie B, però ora è tutto da vedere. Faremo anche un altro video, perché magari se la sentenza cambia tutto, lo commenteremo. Metti che il Lecco e la Regina vengono ripescati, che il Brescia quindi farà la Serie C, il Lecco che stadio prenderà, la Regina, perché magari avrà delle penalizzazioni, mi pare ne ha avuta una in questo campionato, meno 3 punti, non è bastata a quanto pare, però è da vedere. Mi puzza un po' il fatto sempre di queste squadre piccole che vengono maltrattate, le squadre grandi che vengono, cioè chiudi un occhio per le squadre grandi e per le squadre piccole no, però il calcio ormai è così, l'ha dimostrato la Juve con la Regina, quindi a confronto, due reati da condannare, però se vuoi scalare la categoria una devi scalare anche all'altra. Ora vabbè, non stiamo a commentare proprio nel dettaglio, perché non si sanno determinate situazioni. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, ricommenteremo appunto questa sentenza che verrà data, perché faranno ricorso. Mi raccomando, mettete like per supportare il canale, iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi nessun contenuto. Ne faremo uscire tanti in questo periodo, perché è periodo di calciomercato, e noi ci vediamo in un prossimo video.